Stiamo andando a casa dei pisciaturi. Ciao pisciaturi! Ed è ne dietro, senza occhiali da sole, siamo in ritardo e adesso cercheremo di fare un bello scherzetto. Filmiamo e documenteremo, tecnicamente li prendiamo di sopra. Quindi adesso io vado là al cancello e gli dico che è da un'ora che sto aspettando, il cancello non si apre. Allora adesso Emiliana, chi vuoi tu, chiamerà in viva voce mentre noi ancora siamo per strada dicendo che è da un'ora che suoniamo e nessuno ci apre. Devi essere seccata però, cioè credibile. Dai, pretestuosa così. Pretestuosa. Pronto? Pronto, ma noi siamo qua sotto da un'ora e il cancello non si apre. Aspetta. Sì, vabbè, aspetta, però dico già uno sa fa di corsa, è un'ora che suoniamo e non risponde nessuno. Dove? E ho suonato un sacco di tempo. Vedi che non è bello. Se non pisciatura, apri, va? Aspetta che si apre. Ciao. Eccoci a casa pisciaturo. Adesso, in ritardo. In ritardone. Mannaggia. Adesso vedremo le loro facce seccate con noi. Opla! Pisciaturo house. Emiliana sta facendo il cinese allo specchio. Oda! E tenne qua. E va. E qua sotto. Ronfa. Come mai sta ruffando? Ma chissà. Adesso eccoci a filmare le loro facce. Cercheranno di essere politicamente corretti o ci manderanno a cagare? Non ci mandare a cagare perché c'è la telecamera. Se no ti riprendo. Vieni. Ciao pisciaturi! Ciao! Wow! Vedi la marmellata! Ma questa è marmellata di nduja! È al quarto mese! Eden, non prendere perché è piccante, eh! Quindi! E quindi? Pisciaturi sbrinz! Ragazzi, ho letto tutto! Sbrigiamo! Salute, salute! Salute! Buona domenica! All'amicizia! Cin cin! Hai visto che faccia l'ha detto? Hai visto che faccia l'ha detto? Maledetto! Ecco! Ogni sera. Dopo. Quindi, sto ridendo. Bravo. Okay. E la noia. Un po' che ti si può descrivere. Ma voglio è importante filmare come il rigatone. Come il rigatone Cesare, vuoi la Barrero? No, allora il documentario per National Geographic. National Geographic il secondo nell'habitat naturale del calabrese. Come gocciola per bene, deve gocciolare. Domani faremo un'intervista al padrone di casa per vedere se la Barrero ha bruciato solo all'ingresso o anche all'uscita. Salut. 4 anni che forse. Ma prima c'era mentre mi complimentavo, facevo notare l'incastagnatura che è parte integrante e rilevante del passaporto. Vabbè, però al centro c'è. Mentre tua figlia è impegnata. Niente, dove c'è stata oggi? Non c'è preso niente la fondo decisivo. Questa è la fonte della felicità. Ah, guarda. La fonte della giovinezza. Ok. Dimmi, Pino! Oh! Dimmi! Posso? No. Dai! So 3 kg e lascio, pecco, ci sono un tunnello. Dai, Cesare dice che oggi documentiamo il danno del rigatone sul jeans di Papi. Mentre tacciano di essere pericolosa la figlia, il papà scorazza. L'acquisto con un click, spiegaci come funziona. Prendi, acquista con un click. E dopo ti spunta. E per farci vedere, Cesare, come funziona l'acquista con un click, ha premuto. Guarda che devo andare a nulla. Guarda come va. Click! Oh cazzo, l'ho comprato. Cesare ci stava spiegando come funziona il suo
acquista con un click, perché lui ha un acquista con un click diverso, il suo è diverso. Ma non è mai capitato. Quindi mentre ci faceva vedere il suo acquista con un click, tre ne ha comprato. Dice no, perché tu. E Luigi gli ha chiesto: scusa, ma se c'è scritto acquista con un click, con un... no, perché poi tu devi confermare. Guarda, boom, boom. In Francia funziona diversamente. Tre pacchetti di pannolini e il bambino ancora deve nascere. Aspetta, tre per due, abbiamo fatto due. Sei pacchi, ma dalla misura quinta, quindi per lui da qualche anno. Ed Eden nel frattempo, zitta, zitta, magna. No. Quindi abbiamo il prete che faceva i salmoni in chiesa, sì, e la carta di credito cromata aggiunta agli strafalcioni. Dire ce lo vuoi. Arriva il caffè in casa Pish. Oh, lei, lei senza you. Zucchero, mi ricordo bene. Yes. Io non ero pronti. No, vieni da prendere il caffè. Ehi, hey. Io ho messo piccina. Vai, vai. Pensiamo alle serie. Wow! Morto, morto. Se si lamenta, l'ho visto. Partiamo dal nostro amico. Come ci sta con la gavolina? Cioè io in questo momento assaggio la gavolin dopo il cioccolato, lui un banale. La gavolin senza cioccolato. Questo non è tuo. Oh, mamma mia. Parli di Peti. Allora, stiamo parlando di Peti. No, no, ma scusa. Ma tu ci credi che Luigi non vuole che faccia una scorreggia? Ma non vuole che la fai o non vuoi che ne parli? Non vuole che la fa. Stiamo parlando di Peti e vi posso dire qua, davanti a tutti voi, filmato, che una delle prime volte che io e Emiliana ci stavamo baciando, eravamo così, così. Lei non aveva i tacchi, perché è un po' più bassina di me, quindi abbraccio, abbraccio. Allora. Bacino, bacio così, così. Allora era un poco sforzata sulle punte per stare all'altezza, a un certo punto, mentre la bacio, vedo che strizza gli occhi un po' così. E ho detto, dovrebbe essere un momento appassionato, che cosa sta facendo? Allora, così che mi faceva, dico, cioè, ti ho detto ti amo ora, ci stiamo baciando, e mi dice queste cose. E scusa, no, quando arriva, arriva, il Natale, capito? Ma tu non vuoi che lei te ne parli. Il Natale, è cioè, come il Natale. Meglio fuori che dentro. No, lei, Gio, lei è subito. Lei si mette la copertina, infatti vi invito a non mettervi la copertina rossa. No. No. Si mette la copertina rossa. Allora vedi la copertina rossa. No. Sì, i Peti secondo me si possono trattenere. Non è vero, no. Non è vero, che si rischia l'ernia, ma si può. Allora, io capisco un'intervista. Becchi una serata di disco. Che non è detto che si possa trattenere a lungo. Però cioè, il bacio non è che dura un'ora. Il bacio è quei tre secondi. Ma poi che scorreggiare con gli occhi strizzati mentre tuo marito ti sta facendo la dichiarazione. Non è il massimo, no? Perché io non voglio vivere questa sensazione? Perché poi quando mi avvicino, eh? Ho paura del pericolo che posso correre. Siamo sposati, quindi per tutta la vita non posso fare una scorreggia. Emi. Ciao. Ciao, ciao Pish 2. Ciao Pish. Eccoci a Ortigia con i Pish Pish. No, se lo voglio mettere su YouTube devo vedere qualche musica di quelle. Ho visto che ci sono nel Creator Studio delle musiche che puoi utilizzare senza copyright. Ma cosa dici? Cosa dici? Quindi com'è la storia della... Com'è la storia? Racconta, che così la pubblichiamo su YouTube. Una calabrese che ci spiega la fonte Aretusa, dai! È la prima storia di Stalker. Questo qua stalkerizzava quest'ancella che ha chiesto alla sua dea di liberarsi, no?
liberami da quest'uomo. E la dea l'ha trasformata in una pianta di papiro. E lui si è fatto trasformare in una fonte d'acqua dolce, cioè, e quindi vivono per tutta la vita insieme. Entra continuamente nel papiro. Mamma mia, che palle. Condannata per le cancelliamoci, vieni. No, questo sarà pubblicato su YouTube, questo tu. Alza l'angella. La che differenza passa tra un peccato che non sta russando, se no veniva per te. No, ma l'altra volta eccoci qua alla fonte Aretusa che ci ha spiegato poco fa Gilda. Precisa, dove c'era, chi era? L'ancella? Sì, sì. Che non mi, non mi, l'ancella puzzolente. E il paperozzo. L'ancella, l'ancella, ah no, qui era quello. Un'ancella puzzolente. L'ancella puzzolente e lo stalker che era il Sauber. Solo è spettacolare. E le papere si mettono a culo all'aria. Ma che cazzeggio ti trovi? Sì, mi pare di sì. Luigi. Ah, sì, 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 ho capito. Dai, guarda un po' che sì. No, era giusto. Quando mi sono girato, c'è? Sì, grazie. Io speravo ci fosse di fra. È venuto la pesca. La pesca è a marzo. Tiro, tiro. Dai le quattro cazzotti. Tanto ti sto riprendendo, così poi vedrai quanto sei pedante. Ben svegliata, Eden. Ciao. Ne vuoi ancora? No! Intervistiamo Pish per il frullato. Io sono l'intenditore del frullato. Si vede da come ho scelto la frutta. Kiwi e arancia. E arancia, no, di stagione. Bene, senza latte. Senza latte. Non so. Volevo mettere pesche fresche di stagione, me l'hanno scottigliato, non so perché. Memorizziamo il colore, la faccio così, se dopo diventa verdino sarà anche la lingua. Kiwi. Che hai fatto, Eden? Che hai fatto? Che hai combinato? Questo è lo spritz e questo è il suo pish. Pish frullato. Sembra il pish frullato. Sembra di Ardea, però va bene. Però è decorato in un certo modo. Questo non ti pish frullato. E come si? Non c'è niente. Ora te lo faccio assaggiare io. Ma questo è suono. Fa la ragione. La faccia della verità. Gira, 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 vai. Sono sceso.
0 alla fine. Sa di prima. Sa di qualcosa. Sa di qualcosa. Ciao. Ciao. Ciao mamma, papà. Siamo per le strade di Ortigia verso Piazza Duomo. Ma vuoi mettere? Wow. 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 Ehi hey Eden, guarda qua su. Che spettacolo. Ciao. Ciao. Eden. Eccoci sulla strada di ritorno. Ora è 20:34, che secondo i miei calcoli un poco fine a se stesse sono le 7:30. Splendida giornata a passeggio a modi tourist. Eden gioca. Ciao, saluta Eden. Saluta. Saluta. Ciao. Saluta lei anche, ma lei sta ronfando. E noi dove dobbiamo andare? Ho scoperto che dovevo andare di qua. Quindi torniamo a Catania. Alla prossima. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. C'è lo slato. Che? Slato. Che? Slato. Slato. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. C'è il proto. 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 Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Ma perché io no? Sono intonato io. Io io io. Quante bestie di utopia, ia ia oh. C'è il floto. Il floto. Floto. Una cattiveria inaudita. Prendere in giro una bambina di 2 anni con la fattoria, ia ia oh. Guardate che essere ignobile, ia ia oh. Può cantare papà? Perché? Cantate io. Canti tu? Sì. E papà? No, io canto anch'io. Ia, ia, oh.